Pistola, Favi, Taddei, poi Cecchetti, Pistola, Moroni, quello di Chiarrallo e Moroni. C'era Marcatura Uomo con Libero, che poi adesso se guardi anche in Serie A già tornava. Sì, giocavo poco perché lavoravo dopo. Parte i primi 3-4 anni, 5, fino a 30 anni, manco. Forse 7-8 anni. Dopo sono stato sempre a fare guardia linea. Don Mario Pasquinelli, Cascia Di Nerio, Carletti Antonio, Porfiri Franco, sarebbe stato il primo segretario, Paolo Gianforte, Cardinali Antonio, Calamante Giuseppe, Pellegrini Arnaldo, Pellegrini Benito come fondatori. Mario, soprattutto cosa, lui Paoloni, Gianforte, ci ha lavorato il ferro, l'ha lavorato tutto lui quella volta. Pali del ferro penso che ancora è quelli, le illuminazioni. Eravamo tutti ragazzi che giocavo pure io, non è che dopo c'era, abbiamo messo la squadra che giocava qualcuno di qui, qualcuno di Caravalle, di Mozambito. I vecchi tempi, vecchi, quelli di Monsanvito doveva passare qua perché se veniva giù il borghetto buscava. I vecchi. Vabbè, quelli lì non esiste più, diciamo. Sì, una volta era così, Anche io, tutte le volte che me lo raccontano. Piano piano, uno di Monsanvito sposa una giù il borghetto, quella del borghetto sposa come me a Monsanvito. Insomma, è stato. Ci siamo un po', però resta il fatto che i borghettari si sentono borghettari. E proprio io ce l'ho nel cuore il borghetto. Quando l'ha fatto dopo, quando ho aperto la società non c'era il campo. C'era campo dietro la chiesa per fare un calcio, io per allenarsi sì e no. Il primo anno, quando abbiamo cominciato a fare la fondazione, abbiamo fatto il primo anno del campionato alle mogli, primo e secondo anno. Due anni alle mogli e un anno a Montemarciano, terzo anno. Poi dopo abbiamo cominciato qui da noi. Perché dopo era troppo piccolo, ha toccato a cos'ha, ci ha dato un pezzo di terra, la brucia, come si chiama? Mosca! Mosca? Con Mosca, il padrone della terra era cosa? Era il calabrese. E che cazzo ne so io chi era il calabrese? Io mancherò un altro. Quello. Perché dopo c'eravamo problemi, che dovevamo fare i tornei. Allora abbiamo cominciato a dire, ci mettiamo i pali, ci mettiamo le luci e abbiamo cominciato a fare parecchi tornei quella volta. Se andava pure bene, se guadagnava qualche soldo, era il finanziamento per la squadra, capito? Io sono stato 34 anni e logicamente ho perso tempo, famiglia, soldi. Quello è normale. Su un campo di calcio è normale, non c'è niente da fare. Però non c'ho niente da rimpiangere. No. E parecchi soldi ci ho buttato. C'era mettersi anche quello. Perché roba dei vestiti, il vestiario, quella roba lì. E sa, una volta pagavano gli altri. No.
Le società del calcio c'è le spese, acqua, luce. Per fortuna che noi facevamo tutto, dal custode all'idraulico, alla pulizia, le cose. Quando c'era la terra lì, mamma mia, la maglietta. E poi dopo siamo stati fortunati anche con Don Mario che ci ha dato una mano, la curia, abbiamo fatto i spogliatoi nuovi. Confronto a prima era. Avevamo fatto lì le cose. Questo dovremmo ringraziare Don Mario, è stato un artefice del primo. Don Mario c'era sempre. Che poi manco chiamavamo Don Mario, chiamavamo solo prete. Io più che altro padre, gli dicevo, padre. Ah, Don Mario è stato fantastico, guarda. È stato fantastico. Don Mario, cosa ne pensa di questa partita? Ci sembra oltremodo difficile. Beh, forse penso che l'abbia presa un po' a cuor leggero, anche ai primi caldi. Comunque abbiamo avuto due o tre occasioni da sfruttare, è una traversa, è vero, anche loro hanno preso una traversa, quindi poteva a quel punto mettersi la partita su un piano un po' difficile. Per te Don Mario era prete, però come fosse uno così qualsiasi. C'ho proprio meno chiaramente, però veramente c'ho pure un veramente un bel ricordo di Don Mario. Sì, Don Mario. Proprio bello, bello, bello. Io mi ricordo che siamo andati a fare una cena tra noi altri, poi al ritorno lì l'ex era l'aeroporto degli Esi. C'era del fumo con le gomme, che c'erano le puttane che stavano accusando. Allora ci siamo dato una guardata, Don Mario, gli ho detto, io ti porto a casa, ti porto dopo a chi ragazzi, ho detto porto a casa Don Mario e poi Don Mario, e poi vengo su, no? Don Mario ha detto, perché puzza? Questo chi dietro è Giovanni Bolli, che faceva il massaggiatore, lo ricordo. Sì. Ciampighetto, sì. Grande Giuliano. Questo è Franco Martarelli, Frinzi. Franco è stato sempre un grandissimo intenditore del calcio, tuttora è un grande intenditore. Se vuoi parlare del calcio bene, Franco ci parli ben bel po'. C'ha solo un difetto, fagliela sentire, questa che è dell'Inter, però vabbè, non tutti... Il primo allenatore che mi ricordo, Alfredo Foni. Te dici, ma chi è Alfredo Foni? Quando stavo in collegio, io sono stato 10-12 anni in collegio, cioè 6 a Ostra e 5 in Ancona, l'Inter vinse due campionati nel 52-53 e 53-54. L'allenatore era di Lugano, era Alfredo Foni, e io leggevo il giornale al direttore, gli arrivava il direttore cieco, non ci vedeva più, però gli arrivava il giornale l'Avvenire d'Italia, adesso si chiama L'Avvenire, però era il giornale cattolico di Bologna, e aveva nella penultima pagina lo sport, mi faceva leggere sempre l'articolo di fondo di Raimondo Manzini, io leggevo qui, però leggevo lo sport e poi giù, e l'Inter nel 52-53 con l'allenatore Alfredo Foni giocava con Ghezzi, Blason, Giacomazzi, Neri, Giovannini, Nesti, Armano, Wilkes, Lorenzi, Scovolo, Di Niersi. Oh,
ero onesto con tutti, la Juventus nel 58, Matter con Radi Garzena, Emoli Cervato Colombo, Nicolè Bonipertigial, Sivori e Stacchini. La Fiorentina che vinse nel 56, Sarti, Magnini e Cervato, Chiappella, Orsan Segato, Gioigno, Gratton Virgili, Montori Primi. E a me mi ha comprato, ero andato nel Falconara FC, Sandro Bellagamba mi ha comprato 100.000 lire, ma quello sono costato. Non c'erano tante pretese, si facevano solo due allenamenti. Quell'anno che ho iniziato avevo 13 giocatori, di cui il tredicesimo era Taddei Claudio, che poi è stato anche lui tra i fondatori, dirigenti, il nostro segnalini per tutta la vita. Che ancora è rimasto in società, c'era Calamante Peppino, insomma c'era Antonio Cardinali, Antonio Carletti che è stato presidente, insomma eravamo una bella banda e con i fratelli Pellegrini, sia Arnaldo sia Benito, e ci divertivamo, ecco, ci serviva nel dopo lavoro, però facevamo le cose seriamente e cercavamo sempre di essere bravi, onesti con tutti. Nenerio era un presidente generoso, appassionato, e l'unico peccato che era tifoso del Milan, sennò... Ha assistito a questo primo tempo? Sì. Cosa ne dice? Prima Don Mario diceva che oltremodo difficile, spiacente, ma forse un po' troppo nervosismo, questi ragazzi che non riescono a... troppa convinzione di vincere, penso io. Cioè, sono loro vogliono strafà, poi dopo se trova tutti, così, da come la carica dell'allenatore adesso, molto probabilmente ne dovrà uscirne fuori uno, un altro ancora, però fino adesso non è che ha dimostrato un gran... Valentina, al sabato sera, lui era senza macchina, mi telefonava, mi toccava andare ieri a prendere lui. Poi andavamo al megagente, si porta in ducere i ragazzi nostri che andavano a ballare il giorno e doveva andare, dopo doveva giocare. E, insomma, tutte robe fatte per... ci divertivamo, Divertissimi. E mi ho fregato con gli allenatori di Paolo. Abbiamo fatto delle tutte. Eravamo amici più che uno precedente o quell'altro. Te avevi detto che soffrivi di più assistere a una partita di calcio piuttosto che lavorare un'intera settimana. Questo è vero, lo confermo tuttora, lo confermo. Specialmente adesso che ho smesso di fumare, però mi sono attaccato molto sull'unghie. Molto spiritoso. Nerio, io, cercaci canappa. Gagliardì lavorava con me in banca De Iesi. Questo è Stefano Pasquinelli, lo stopper. Questo è Giacconi, Massimiliano, il marito del... Questo è Danilo Porcarello. Questo è Paniconi di Montemarciano. Una bestia, era grosso un bel po'. Tu guarda quanto era piccolino Claudio. Una partita, andiamo ad Arcevia, volevo vincere la partita, allora lui era un terzinazio di quelli che a spaccare, insomma, capito? Dico, oggi lo guardavo dal basso in alto, dico, Panico, oggi non giochi, faccio giocare a canappa dall'inizio. Perché non mi fai giocare? Perché voglio cercare di vincere la partita. Questo era Magliani, secondo me. Questo è Lillo, ecco l'altro Paoloni, fondatore e dirigente. Questo è il ragazzino di Chiaravalle, era Moretti, che era in panchina. Qui è il povero Peppe, Giuseppe Tomassoni, veniva dalla Biagio. Giuliano Ciampichetti. Questo è Massi di Monzano, una brava mezzala. Questo è il mitico Larkampo, il mitico Pippo Incipini. Allora di Moro d'Alba, fortissimo tecnico, bravo, però aveva il suo carattere. Questo è Gigi Zingaretti, era già anzianetto e veniva, era un terzino, veniva, era amico mio, aveva, era, ci avevo giocato anche assieme, e veniva dal Castelferretti. E questo è Renzo Magliani, te l'ho detto a tutti questo.
ma con Incipini era ora di giocare, poi ancora Incipini non si vedeva. A Moro d'Alba io andavo su, la madre mi diceva, ma guarda che laggiù il campo, che dava a caccia, no? E se doveva passare sotto c'è tutto filoni lì, per il lavoro lì. Quando sono arrivato là da fuori, gli fu fuggire un animale che lui era pronto per sparargli. Mi ha fatto così col fucile. Non ti sparo perché ti voglio troppo bene, se no... I giocatori sono stati tanti, avevamo preso anche quell'anno che volevamo andare su, i Bassotti, Aurelio e Alfio ci avevano fatto prendere due giocatori dalla Jesina, dopo c'erano state delle spese e poi ci avevamo Bele, Boschi, Rolando come massaggiatore. Dovevamo subire una punizione di prima e io dalla panchina vedevo che il portiere non aveva messo bene la barriera, allora mi sbracciavo per... Boschi Bele mi ha gelato, non ti preoccupare Franco, c'è San Giovanni Bosco che fa un barriere, insomma tutti battuti eccetera, con Rolando ci siamo proprio divertiti. No, quello lì Poletto, c'era Franco Martarelli allenatore. Eccolo che arriva, io già vedo che il gol arriva, insomma tutto... Aspetta, voglio dire una cosa, se poi la tieni, chi per me è la persona più importante della Società Sportiva Borghetto da sempre è Claudio Taddei. Indiscutibilmente Claudio Taddei, no? È lui il Borghetto. È pensionato. A lui bisognerebbe fargli una statua, non però, no, prima, no, di solito si fa sempre quando muore, no? Uno a Devi bisognerebbe fargli una Claudio, una statua. 50 anni. Perché qualcuno dice? 50esimi. 50 anni. Te li puoi festeggiare tutti, sei stato sempre presente. Nel bene e nel male. Io già. È più il bene o il male? Sono divertito, dai. Anche quest'anno sono divertito. Va bene, però. Abbiamo vinto qualche campionato, eh? Prima pensavo sono più le tribolazioni che la goduria. Vabbè, adesso. L'unica soddisfazione è cuocere la carne. Quella. Però ne ho fatte parecchie. Estetico, ma. Terra, bughe, fanga, c'era un po' di cose. Non facevamo anche fare le righe, qualche partita, sai che non camminava perché c'era la malta. Là c'era la tribunetta. No, mi ricordo una partita col Genga, per correre da lì col Genga è successo sempre. Sempre botte. Così a testa di cazzo, no? Loro, io facevo il guardalino di sotto, uno con la bandierina dalla rete, io l'ho infilzata oltre, no? Partita col Fossombrone che c'è stato ti ricordi il fuggi lì con l'arbitro? Ah, quella volta lì con Delio. Sì. Ci ha fatto la multa. E una Madonna a coso a Serra Sanquiri dove eravamo, che è il sindaco. Era alla Piro. A me il sindaco ha detto Cristo perdona. Io no, arco io bravo. Cesare, questo piglia poco. Ferretti, Gianfranco. Tu è Gianfranco? La forte? Ah sì, sì, che anno è questo? 83-84. Perché questo era il vecchio Barucca, il capitano. Questo era l'allenatore che il giocatore. Ecco, l'anno lì per esempio queste partite qua, io andavo in panchina come allenatore a posto suo,
vivo. E facevo, e quel giorno mi ricordo, ho fatto pure i movimenti, la partita. Stavo in mezzo al campo, giocava e non si rendeva mai conto delle cose, no? Allora io stavamo a perdere, mi pare, in casa, io fu, mettevo un'altra punta, no? E ho messo la terza punta, che mi pare era mio fratello, poi entrava mio fratello a sinistra e quella, dopo l'avevo ribaltata la partita, 2-1, poi fu, oh, cambia, le mettiamo difensore, no? La formazione che invece mister Greganti ha fatto scendere in campo, Fede fra i pali, Nucci Mauro, terzini di fascia con il numero 2 Carletti Fabio, con il numero 3 Topa Maurizio, marcatore centrale Monteverdi Emanuele con il numero 5, pattitore libero Carrara Angelo, a centrocampo Giostra Piaggesi Gianluca, Magini Egiziano e Barchiesi Maurizio. Sulla fascia destra per il Borghetto c'è Senesi Stefano con il numero 7, al centro Bagnarelli Maurizio che gioca da centravanti e sulla sinistra con il numero 11 Monteverdi Andrea. Io 2 anni ho giocato qua. Un anno ho vinto il campionato. Sempre, come da interista, tanto, no, sottolinea il fatto, 2 anni. Ascoltami, io sono venuto qua, dico, va, per vincere questo campionato ha chiamato non, non ci vuole niente. C'era Chiodo, no? Sì, Chiodo, Toccaceri, che me, non si fidavano, no? Allora a me fece fare il torneo di bar. Per vedere se era l'altezza. Perché quando ho visto questi guy, no, una volta c'era i tornei estivi proprio per vedere i giocatori se erano bravi o meno. Dico io se partecipo ci deve stare troppo per il miglior portiere. No, non l'abbiamo messa mai. Allora non gioco. Toccaceri, una coppa di ceramica così, al miglior portiere. Indovina dove sta? Dove sta? Casa mia. Iari. Casa mia. Ah, casa tua, perché l'hai vinta te al miglior portiere. Perché se io non vinco non gioco. Nucci, scusa, vorremmo sapere una tua idea sul corso della gara. Non sei stato molto impegnato, ma ci sembra che sia stata una partita oltremodo tirata, molto difficile. Abbastanza. Un po' di nervosismo, i primi caldi, ecco. Bene, comunque sembra una sicurezza un giocatore come lei tra i pali. Meno ci tirano, meglio è. Benissimo, grazie, complimenti per il piccolo. Ora un tiro parato molto bene da Nucci, lunghissimo lancio per Gorini, Barchiesi ora stoppa il pallone, colpisce di testa molto bene verso Bagnarelli, ancora in possesso di palla, Bagnarelli verso Barchiesi molto bene, Barchiesi si libera del suo avversario, entra in area, tiro e Monteverdi realizza Monteverdi il primo gol. Piro 5-0, Libertas Filottrano Borghetta abbiamo perso, e a Piro Libertas e ci siamo qualificati. Poi abbiamo fatto Focara, la semifinale col Focara 7-5, e poi la finale col Folignano. È un momento, quella cosa della finale col Folignano, vedo, segnavo io. Che c'è pure l'altro? Questa è quella, come ti ricordi quella sera a Santa Biondo, quella che si era spaccato la gamba con Carrara? Borghetto origine delle mani. Prima. Io il primo anno che ci ho giocato era l'80. Prima. L'80 c'era Bozzi allenatore. Io non c'ero Bozzi. Vabbè. Io c'ero prima, perché io quando facevo gli allievi, con gli allievi c'era Enrico Costantini. Costantini. Prima novembre c'era stato dopo Bozzi. Io mi ricordo che mi aveva convocato in prima squadra, facevo gli allievi. E ho fatto 7-8 partite già e ho fatto anche 2-3 gol, che aveva lasciato, messo fuori Urianda, aveva fatto giocare a me qualche partita insieme a Barucca. Ostra, 81, 82, a Ostra, 82, a Ostra, 82, a Ostra, 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 a Ostra,
Io Ostra, del campo di terra, quello che se entrava da sopra, lì lo segnavo sul calcio di rigore, mi ricordo. L'anno mi ricordo eravamo su a Preve, su a Don Mario, no? La riunione lì, tutto il direttivo, e abbiamo deciso sì, se andiamo a mandarlo via, nessuno aveva il coraggio di chiamarlo. Mi ricordo, però mi dispiacevo perché Pasquì era tanti anni che era con noi. Dopo l'ha chiamato Chiodo, cominciava a girare alla larga, perché gli altri stavano a sentire. Ho preso come allenatore Pasquini Massimo. Pasquini Massimo, un paio d'anni abbiamo giocato un po' maluccio e sono stato costretto dai miei collaboratori di telefonare a Pasquini di da domani in poi non sei più allenatore del Borghetto. È tutto questo. Stato con la promessa, io gli ho fatto una promessa, che fra qualche anno ti richiamo. Dopo dell'85, nel 94 l'ho richiamato e con Massimo Pasquini abbiamo vinto il campionato di seconda categoria, siamo passati alla prima categoria per circa 15-16 anni. Ho preso la presidenza dopo 15 anni, mi pare, di Nerio. Nerio si era stancato veramente. Siccome che il presidente in questa società non è che quello che tira fuori i quattrini, eravamo tutti a tirare fuori un po' dei quattrini. Allora, dopo anni belli, dai. Dopo ho inventato la festa della trebbiatura per guadagnare qualcosa. Anche lì se guadagnava, se sbagliocava, però. Comunque anche lì ci siamo l'ho fatto 17 anni. L'ultimo l'abbiamo fatto nel 2006. Sai, sì. La prima festa che mi ho fatto era presidente Antonio Carletta, che mi ho fatto la festa dell'albero della cuccagna, sì, quando ho fatto il campo guarda, ricordi? Sai dove l'abbiamo fatto l'albero? L'anno era Boccolo, che andava giù. E quella sera è stato invitato Sandro Ciotti, doveva venire Sandro Ciotti. Però mi ha fatto un telegramma il giorno prima che non poteva più venire, che ancora c'ho il telegramma di Sandro Ciotti. Fabio Virgili, ci hanno portato avanti per questo campionato. Ma come la giornata ha fatto meglio? Ci hanno aiutato molto e ci hanno parlato un po' questi a cacciare la palla.
Sì, quello sì. Fu, cioè lui aveva iniziato a allenare a Filottrano. Quello io e Damadei, io e Damadei mi fondavo la scuola, scuola calcio. Sennò c'è, il sotto regione lì esisteva come NAG, come NAG. E ho cominciato a Borghetto con gli allievi, che è il primo anno che ho allenato. Chi c'avevo gli allievi? Quell'anno li faceva Virgilio, che non so se faceva pure la prima squadra quell'anno. Ma ha detto se li voglio io dalla mano, dopo capito, li facevo io. Chi c'avevo? Io mi ricordo di 84, ma dopo, tanto quelli un po' con Bora, loro li ripresi dopo. Io Bora non allenavo Bora. Dopo, però era dopo. Ora faceva il contratto. Da quegli anni che te allenavi a Filottrano alla scuola calcio, allenavi anche gli allievi qua giù, perché mi pare. No, io sono andato via da poi. Io quell'anno ho fatto gli allievi qua giù e poi dopo io mi chiamavo Filottrano, sono andato lassù. Però mi pare che. Dopo io qua giù ci sono venuto a fare la scuola calcio perché non ero tesserato, capito? Facevo solo la scuola calcio qua giù. Due volte da non tesserato, capito? Perché ancora non c'erano le partite all'inizio, dopo quando cominciavano a esserci le partite, dopo c'erano pure te, dopo non c'era la cosa, dopo quell'anno io con Damadei ho detto volevamo provare a fare una scuola calcio e siamo partiti, prima i Fioli erano pochi, poi dopo c'era quell'anno lì e l'anno che c'era Filippo 84 83 Filippo, non Spadò. Filippo Spadò col fratello fino a quelli mi sa che erano gli anni 84, 85, 86, e dopo 87 e non so, mi sa che allora io il primo anno che mi ho cominciato mi pare che c'era loro, erano i più piccoli. Dopo mi pare che dopo loro cresceva, facevamo una volta all'anno. Il secondo anno dopo loro è passati esordienti, che non stava più in terra scuola calcio, Giuliano mi ha detto si allenavo io. Era il biennio 83-84, che c'era pure Mauro Goriò, c'era Simone Pieralisi, Cristiano Vici, e degli 83 che Buona, c'era Cristian Mancinelli che praticamente giocava con gli allievi con sì, perché dopo da lì in poi dopo io facevo gli allenamenti con Vici, con l'allenatore Vici, che ogni tanto veniva a giocare con me con gli esordienti. C'avevamo il capitano, era Matteo Fulgenzi, il figlio del Settimio. Facciamo gli allenamenti il sabato pomeriggio o fino alla sera alle 8. Tanto prima era una roba un po' più è un po' più precisa adesso, capito? Se segue delle direttive cominciavi più tardi, quindi cominciavi a 13-14 anni dopo l'esperienza fatta, che ne c'hai da grande, capito? Io mi ricordo il campetto per conto tuo, quindi te le prime partite ricordo la mondiale giocava a Piro col polmino di Don Mario a Piro, una delle prime trasferte che mi ho fatto, c'era Loris in porta che siamo andati su, che aveva fatto la neve, non abbiamo giocato, siamo tornati su, poi ci siamo rindati, abbiamo vinto 3-1, che non so il Borghetto quante partite era che non vinceva a livello dei Fioli, che non vinceva mai. La scuola calcio te sei iniziato in teoria quando giocavo con Fioli, da 6 anni, quindi tutta la fascia primi calci, quindi era portata di tutti. Dopo chiaro c'era una selezione, noi altri quando c'eravamo noi aveva fatto la finale del torneo dei cingoli con i 90 e c'era Lorenzo Mosca che l'avevamo messo in porta, era forte pure sotto, l'avevamo messo in porta, quell'anno lì c'era Riccardo Candelaresi, capito? Competitivi con la squadra 90-91, il biennio 90-91 è stato competitivo, mi ricordo anche con la Vigor, abbiamo fatto il torneo a Senigallia, eravamo arrivati, adesso non mi ricordo, c'era la foto, ai quarti del finale, come te, non sa che eri andato via. E lì, cioè, vabbè, un Farinello e Cerioni in porta, dopo c'era Nicola Chierpia, c'era Lorenzo Mosca, 92 e c'era Leonardo Sisti, Jacopo Piggeri, 93 Tommaso Benedetti, c'era il Paolo Edoardo, 94 c'era Reitano, c'era Tommaso Benedetti, 95 e quelli da Andrea Taffori, Mirko, 95, 96 96 sai che siamo fermati dopo? Io non ci sono stato, dopo sono andato a Filottrano. Sai che il 95 è l'ultimo allora? Sì. Nel 92-93 Daniele D'Amadea e Andrea Monteverdi fondano la scuola calcio. Nel giro di pochi anni centinaia di ragazzini del posto si iscrivono e molti di loro raggiungono anche la prima squadra. Non a caso nel 98-99 sotto la presidenza di Gianpichetti conquista la promozione in prima categoria.
era una squadra giovane con tutti del posto, tutti del settore giovanile, e dopo niente abbiamo cercato qualcuno d'esperienza. Era venuto Lantieri, Giorgio Guazzarotti, Corrado Bruschi e Gianluca Ciattaia. Fatto questo siamo partiti, fa un buon campionato, poi dopo invece niente, abbiamo fatto più di quello che si doveva fare perché siamo arrivati a secondi e niente, a Polverici lo spareggio è andato bene perché abbiamo vinto e siamo andati in prima categoria. Tra sorrisi e preoccupazione perché non l'avevano fatta mai, pensava che non ci si riusciva a farla, però invece ci è stata fatta anche molto bene perché io sono stato 10 anni dall'anno in seconda più un altri 9 anni di prima categoria, sono stato sempre, ecco, 10 anni bellissimi, è stata una bella fetta di storia. Okay, non so quante partite posso aver fatto in panchina tra Coppa, Nico, Playoff, ma tanto una media di 30 partite all'anno, penso sarò arrivato su 3-50, ecco, più quelle prima, ero fatte le partite da Borghetto. Gruppo è rimasto attivo perché ancora abbiamo fatto qualche tempo fa una cena e ci siamo trovati con Lantieri, Ste Bulletta che ancora è lì in società, sì. Poi Marco Rocchetti, Baldo, Baldini, Zampetti, Lorenzo Lucchetta che era il più fiolo di tutti, che se c'era qualche infortunio di meno era... ma è lo stesso Daniele Ciampichetti e Stefano Ciampichetti che poi dopo Stefano in tempo Daniele che adesso è diventato un bel responsabile tecnico. Daniele quell'anno che abbiamo vinto era uno dei più piccoli, però ha lasciato il segno perché alla fine ha giocato poche partite, ma quelle che ha giocato ha fatto dei gol decisivi e era sempre pronto. Aristo Gittone quell'anno, il primo anno con me, ha fatto più di 20 gol, non so, qualcuno su rigore, qua. Era l'uomo d'esperienza nostro, e tutti i giovedì dopo l'allenamento con Diego Maraschio e Gianluca Mancì, quell'anno che abbiamo vinto il campionato, ci si andava lì il bar di Spadoni. E facciamo sempre, c'era Claudio, facciamo le salsicce il giovedì, poi dopo con Gianluca Mancì e Diego Maraschi tutti i giovedì sempre andava a bere il Borghetti perché portava bene, ci ha portato bene per roba, se non vincevo ci si rovina il fegato quella volta. Cose, il calcio è bello per questo, passa gli anni, ti invecchi, ti ritrovi cambiato, però i ricordi è sempre freschi, sempre vivi e sempre, fa sempre piacere a ricordarli. Io ho smesso, poi ho ricominciato in base alle esigenze, ancora secondo me rischio ancora di farmela qualche partita perché tanto qui in portiere mi pare che vanno e vieni, quindi quando fa fino a 60 anni, se mia moglie è d'accordo, porto qua pure quello. Nel prossimo vinto campionato avremo festeggiato una volta colorandoci i capelli. Da di su 23 maggio 1999. Io quell'anno lì facevo il militare al servizio qua al comune, giocavo terzino, giocavo terzino sinistro e quell'anno ho fatto pure 4-5 gol. Ho visto Paolo e ricordo benissimo che quando avevo cominciato a giocare nel 94 con una squadra, lui mi paragonava a Robert Jarni, ti direi che cazzo è. Era un terzino sinistro croato che giocava con la Juventus. Io poi abitavo qua vicino alla farmacia e vedevo, non so se li conosci, i Matteo e Simone Fari, che loro venivano a giocare a calcio e io ancora no, e li vedevo passare davanti a casa mia tutti e due con la borsa del Borghetto
veniva lì e io ero affacciato lì e li vedevo affascinato da questi due. Poi dopo lì venivo a vedere gli allenamenti qua, mi mettevo in tribuna, e avevo avuto 8 anni così. Virgilio un giorno viene vicino e mi fa: ma se vieni a vedere gli allenamenti entra dentro, no, farei qualcosa. Ma posso, padre? E dopo da lì, una volta dopo, sono venuto anch'io. E ho iniziato a allenare quando mi sono rotto tutte e due le gambe. Prima tibia a perone a sinistra, poi perone a destra. E sempre Virgilio, una delle prime parole che mi ha detto quando mi ha rivisto in piedi, mi ha detto: dai, adesso inizia a fare il corso e comincia ad allenare. Un po' tutto il settore giovanile, da quelli piccoli agli allievi. Infatti, l'ho fatti tutti. E dico, secondo me il patentino che ce l'hanno è per allenare tutti e devi essere capace di allenare tutti. La differenza è, secondo me, una è lampante, è che prima andavi a giocare al parco prima dell'allenamento, venivi qua, facevi allenamento, poi finivi l'allenamento, ritornavi a giocare al parco e fino a che non era notte non andavi a casa. Quello da adesso è che chi gioca a calcio fa calcio un'ora e mezzo, 3 ore a settimana più la partita. Noi giocavamo 5 giorni a settimana, 4 ore tutti i pomeriggi. Sì. No, per carità. Ogni tanto se ne vede anche qualcuno che viene lì magari non proprio stimolato, però lo fa per stare magari vicino all'amico e alla fine se pensi che fa attività fisica all'aperto in un gruppo in cui sta bene, va benissimo anche quello. Perciò se loro è contenti, noi siamo quelli più contenti. Dico come è nato lo stadio, perché è stata lo stadio a Monte San Vito era diventato oramai indispensabile, ne parlava tutti, capito, oramai, perché a Borghetto era messo male, di quello dietro la chiesa era messo male, e quindi io mi sono preso l'incarico da qualche anno nella giunta che c'avevo, no, di fare il progetto. Chiamato a Belcecchi, fatto il progetto, sono andato a caccia dei soldi. Mi sono affiancato con Alfio Bernacchia, che era assessore con me in giunta, e con lui abbiamo fatto tutto, anche se gli altri non erano entusiasti, tutt'altro, capito? C'ho avuto la fortuna che per i mondiali del 90, no, c'erano i finanziamenti, però chi aveva il progetto pronto poteva chiedere finanziamenti e noi avevamo il progetto pronto, capito? E quindi siamo andati a Roma al CONI la prima volta con un deputato, con Guerrini, della Rifondazione Comunista, un Guerrini, ci porti, sì, vabbè, ok. Siamo andati lì, ho conosciuto a Carraro, che era presidente allora. Sì. Allora, e da lì è nata sta, diciamo, simpatia. Sti soldi disponibili, ha detto: ci so, per le Marche posso finanziare 3 progetti. Ha finanziato noi, San Benedetto e Pesaro. Quindi con Alfio cosa facciamo, cosa non facciamo? Adesso chiediamo a Latini. Latini c'aveva tutte queste terre, no? E c'aveva le terre lì dove l'abbiamo comperata. Quindi siamo andati da Latini: Latini, ci serve la terra. Perché lì? Perché ci passa la variante, capito? Nella variante del Borghetto, sì, che ancora è sulla carta, però non si farà mai, passa lì, okay. Quindi c'è l'accesso dalla variante per gli impianti sportivi, quindi era stato fatto con cognizione di causa e lì è stato fatto questo progetto finanziato, in 2 volte ce l'ha finanziato
sempre Coni con Carraro. Io e Alfio Pernacchia abbiamo fatto. Stadio bello, qua non ci potevi fare gli allenamenti perché il manto non avrebbe tenuto tutto l'anno, quindi era indispensabile. E lì con Don Mario è stato un altro bello. Io andavo molto d'accordo, un po' perché eravamo dell'Inter insieme, quindi un po' per quello, un po' perché lui aveva capito, era un saggio da quel lato, capito? Lui ci teneva allo sport, al calcio, quindi. E quindi da lì è nato, dai, perché non facciamo, eh? Vabbè, quindi è partita quell'idea, Sabrina si è data da fare per fare l'accordo, ci ha voluto per fare l'accordo, capito? Quindi, però sopra ci ha investito 400.000 euro, ci ha investito il comune. Ed è stato un'altra chicca per il calcio, perché fai gli allenamenti là, sì. Da quel lato gli impianti sono completi, capito? Quindi lì ci possono fare le partite pure il settore giovanile, il settore giovanile c'è importante con 150-160 ragazzi. E tieni conto che, capito, poche altre attività sportive danno tutto questo spazio, capito? Quindi il calcio è importante, ma non tanto quanto il calcio, quanto l'impegno per tenere tutti sti ragazzi. 150 ragazzi, credo che sia quasi la metà, no, de quell'età che fanno sport. Non è, cioè, il merito non è mai e il presidente ci mette la faccia, ci mette i soldi tanti, però il merito è sempre di chi te orbita intorno e di chi ti aiuta, perché se non c'è quelli, cioè, nel senso, anche lui non avrebbe mai fatto niente, almeno pensano, babbo, se non ci avesse avuto tutte le persone che gli danno la mano. Io di più, Luca. Figura di Luca, io mi ricordo, cioè, Luca Gabba, un perno, una colonna portante, adesso anche l'attuale presidente. Io dico sempre, chi ci sta, che ci mette la faccia, ci mette il tempo e ci mette i soldi, quell'altro è inutile che discorre, bisogna che fai. Babbo l'ha fatto, io l'ho fatto, Claudio lo sta facendo come presidente, però c'ha Luca contornato sempre da persone meravigliose. Chi lo fa, un po' di gratitudine dovrebbe riceverla dagli altri. Io penso questo, mio punto di vista, dovrebbe riceverla un po' di gratitudine. Poi se non si riceve, pace, però, perché lo sforzo che uno fa è enorme. Uno non si, lo sforzo che adesso fa Claudio, uno non si rende conto, tutti i discorsi, papà, non si rende conto, lo sforzo che ho fatto io, uno non si rende conto, lo sforzo che ho fatto lui, non si rende conto. Te ci stai, ci metti la faccia, ci metti tempo, ci metti risorse, e è giusto che sei gratificato. Poi puoi essere gratificato dal punto di vista sociale, con la scuola calcio, che attualmente loro, la scuola calcio del Borghetto è meravigliosa, sti ragazzi, cioè Luca sta facendo il lavoro da quanti anni, meraviglioso, cioè dai, come se fa a non tenerne in considerazione. Dopo ti puoi allontanare, ci ho avuto altre vicissitudini e cose, però ecco, questo è quello, sì. L'ho fatto un annetto, quello no, solo da dirigente 2004 mi pare, 2004-2007, quel triennio lì, bello, mi ricordo che vennero giù in azienda Giuliano, tutta la delegazione, così a sentire se potevo aiutare un pochino, dare una mano, e abbiamo parlato, ti ricordi? Ti ricordi che te mi avevi detto, non ci pensavo, ti ricordi? Dopo mi hai detto, sei grandicello, fa un po' come te pare.
Oh! No! Sì! Io sono qui dal 2006, questo è il settimo anno. 2016. Dunque sì, 2015-16. Sono arrivato qui, c'erano le annate del 98-99, dunque ne ho allenati parecchie, diciamo. Il bambino deve essere felice degli allenamenti, non deve essere forzato, ma dire oggi che bello che martedì c'è allenamento e mi alleno con il mister e non vedo l'ora di venire. Questa è la cosa essenziale. Chiaramente correggere l'errore, i piccoli errori, ma fondamentalmente da fargli divertire. Ecco, bisogna fargli, e sarebbe il massimo, imparare divertendo, imparare a farli giocare
non fargli perdere la passione, cercare di migliorarli per quello che possono essere. Però il bambino, il ragazzo deve arrivare col sorriso e andare via col sorriso, questo è il primo obiettivo. La Borghetti mi trova bene tranquillamente, come sempre si può far meglio, ma però non c'è niente da dire. Capisco e valuto la realtà, dunque penso che stiamo già facendo tante cose che per la situazione come adesso, per la situazione economica, per quello che siamo anche noi, una realtà piccolina, stiamo facendo secondo me anche di più di quello che io penso che chiaramente non si può mai accontentare tutti, perché tanto sappiamo benissimo che se regaliamo 20 scarpe d'oro, 3 le volevano d'alluminio, dunque su sto lato qui c'è sempre da fare e migliorare. Noi dobbiamo fare il bene del ragazzo, dunque qualsiasi cosa che si fa, si cerca per migliorare lui, qualsiasi. Noi cerchiamo di parlare soprattutto con i ragazzi, soprattutto io cerco di parlare ai ragazzi, di spiegargli quello che devono fare per essere poi non solo vincenti, ma proprio nella serietà delle cose. Se prendono un impegno bisogna che lo tengano, diciamo, dopo è chiaro, può succedere tante cose, però ecco, diciamo dagli esordienti in su bisogna parlare con i ragazzi e spiegargli perché bisogna fare certe cose, in tutto, nell'alimentazione, nella serietà, negli orari, nel rispetto dei compagni, dell'avversario, dell'arbitro, di tutto quanto concerne tra virgolette il mondo calcistico. Sì, c'è Bolletta che è attualmente all'Ascoli e Mattia Cardinali, che anche lui era andato a Fermo, due elementi su cui per noi è un vanto, un giocatore piccolo come Borghetto è un vanto, che ecco. Poi abbiamo Campomaggi, che lo stesso ha fatto Foggia, ha fatto Salernitana, ecco, dunque è un altro elemento cresciuto qui. E poi abbiamo Nicolò Lanari, che adesso attualmente è in America, gioca in una sede professionistica in America, è stato in Portuale, adesso è in America che studia e gioca in una sede professionistica. Abbiamo diversi ragazzi, anche dietro secondo me abbiamo degli ottimi elementi che possono fare. Abbiamo Mancini, che è la giovane ancora, è cresciuto sempre qui a Borghetto, ecco, dunque li abbiamo adesso anche negli allievi, nei giovanissimi, abbiamo dei buoni elementi che secondo me, se crescono nel modo giusto, possono, diciamo, soprattutto le loro soddisfazioni. Noi è chiaro che se c'è un altro che siamo professionisti è tutto di guadagnato, è tutto di buono per noi, ecco. Abbiamo giocato sempre in squadra e i risultati, come ha detto il mister, venivano, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto il torneo. Ciao a tutti, sono Mattia Cardinali e volevo farvi i più carissimi auguri per questo 50° compleanno della società, e inoltre vi volevo augurare veramente un grosso in bocca al lupo per questa nuova stagione e forza Borghetto. Ciao a tutti, volevo fare un augurio speciale alla società Borghetto per questo 50° anniversario e soprattutto fare un grosso in bocca al lupo per questa nuova stagione. Forza ragazzi! Tutti questi ragazzi che ho allenato
ho seguito sempre le storie, più che altro sì, nel pallone si andavano, però le storie di vita, perché mi piaceva, mi faceva piacere sapere che erano diventati anche bravi ragazzi nella vita, col lavoro, che formavano famiglia. Infatti la soddisfazione maggiore era questa. Esatto, lasciare un buon ricordo, che fossero bravi nella vita, ecco.